Parliamo di scuola e istruzione, sono le giovani donne del sud Italia, specialmente della Sicilia, a conquistare il primato da centiste per l'anno scolastico 2021, a stabilirlo un sondaggio della rivista La Tecnica della Scuola. Sono le giovani donne del sud Italia, in prevalenza della Sicilia, a conquistare il primato da centiste per l'anno scolastico 2021. Ad annunciarlo sono gli esiti dell'iniziativa 100 alla maturità realizzata dalla rivista specializzata La Tecnica della Scuola, giunta quest'anno alla sua decima edizione. Secondo i dati riportati dalla testata, su 456 segnalazioni di 100 centesimi giunte da tutta Italia, ben 328 sono state prodotte dalle ragazze contro le 128 dei ragazzi. Per oltre due casi su tre il merito studentesco parla dunque al femminile. Dal sud Italia il boom di massimo voto alla maturità con il primato della Sicilia, in cui si sono registrati 162 centisti, a seguire Abruzzo, Calabria, Campania e Puglia. Dati che confermano un ulteriore incremento a favore delle donne rispetto agli anni precedenti, annuncia il direttore della tecnica della scuola, Alessandro Giuliani, in collegamento Skype da Roma. Le ragazze che, diciamo, hanno risposto in maniera maggioritaria, addirittura abbiamo calcolato circa un 70%, sono ragazze del sud, in prevalenza dalla Sicilia, ma anche da altre regioni, e sono ragazze che confermano la loro inclinazione, la loro predisposizione a riscontrare un punteggio molto alto in occasione, appunto, degli esami di maturità. Numeri che, se da un lato seguono la stessa linea dei dati ufficiali di maturità 2020, dall'altro però vanno in controtendenza con gli ultimi dati INVALSI che registrano al sud numerosi fallimenti. E dai dati INVALSI risulta che diciamo, le valutazioni e gli apprendimenti maggiori sono riscontrati invece nel nord Italia, e proprio il sud è quello che più è in difficoltà. Questi fallimenti dovuti a... Beh, chiaramente un effetto dovuto alla pandemia, che ha fatto pagare in particolare alla scuola secondaria superiore la mancanza di attività didattica in presenza, e quindi un rifugiarsi per causa di forza maggiore all'utilizzo della didattica a distanza, e che quindi ha comportato una regressione delle competenze, delle conoscenze, delle capacità degli studenti. Quello che però su cui bisognerebbe interrogarsi è per quale motivo, soprattutto in determinate regioni e soprattutto nella scuola secondaria, dove invece ci sarebbe bisogno di un miglioramento appunto, delle competenze, proprio perché sono gli anni, in particolare i primi anni della scuola secondaria, durante i quali l'abbandono scolastico è maggiore. Ma mentre la scuola italiana arretra, i centisti festeggiano con le idee già ben chiare riguardo ai loro progetti futuri. Le ragazze, nel 99% dei casi, si iscriveranno all'università e proseguiranno gli studi. È una, tra l'altro, una inclinazione, una diciamo, predisposizione inevitabile per un ragazzo che consegue il massimo dei voti alla maturità. Non è così scontata in generale nei ragazzi della scuola secondaria, perché negli ultimi anni abbiamo avuto una regressione di iscrizioni all'università, a causa anche alle difficoltà poi lavorative di coloro che terminano gli studi, oltre che un altro motivo è legato all'innalzamento delle tasse universitarie.